Riconoscimenti alle donne che si sono distinte nei campi in cui operano, dalla politica all'arte allo sport. È il premio Mondo Donna, ideato e portato avanti dal dottore Salvatore Monastra e da Paolo Stervaggi, col patrocinio del comune di Capo d'Orlando, giunto quest'anno alla quarta edizione. Sul palco del Cineteatro Rosso di San Secondo, in una serata condotta dal giornalista Sergio Granata e dalla cantante Alessandra Di Bello, con la collaborazione di Matilde Caserta, sono stati consegnati 12 premi, intervallando la manifestazione con momenti di spettacolo, poesia, musica e impegno sociale. Chiara Sciortino, Loretta Galvan, Adelaide Librizzi, Cristina Correnti, Maria Grazia Giorgianni, Sofia Ingrillì, Marinella Ricciardello, Graziella Lovano, Oriana Civile, il sindaco di San Piero Patti, Ornella Trovato, la giornalista Silvana Polizzi, sono state le premiate che sono salite sul palco. Ma il momento più toccante della serata è stato il premio speciale attribuito alla memoria di Lorena Mangano, che ha visto sul palco i familiari della sfortunata ragazza morta in un incidente stradale, e il presidente dell'associazione Donare è Vita. È importante parlare di donne perché oggi vediamo che sono in un momento di difficoltà. Io dico che la donna ha un suo cervello, una sua attività, ha le sue peculiarità, e non è giusto che possa essere prostrata in questo momento con quello che leggiamo giornalmente del tipo del femminicidio, del tipo di quello che succede, la violenza soprattutto sulle donne disabili, e quindi questo mi razzizza tantissimo. Invece è giusto dare alla donna il suo giusto valore e dare l'incoraggiamento giusto. È un'iniziativa che simbolicamente rappresenta proprio la capacità della donna, la ricchezza della donna che dà qualcosa alla comunità e che si divide fra la famiglia, fra il lavoro, fra il sociale. Quindi questa grande capacità delle donne, questa armonia che hanno le donne di dare il loro tocco anche nella società.